È una bella occasione per stare insieme, per ascoltare persone intelligenti, sentire bella musica e bravi cantanti in una cornice bella come il giardino romantico di Palazzo Reale. Ben trovati. 12 concerti, 4 incontri e 4 spettacoli per un totale di oltre 50 ospiti provenienti dal mondo della musica e della cultura a 360 gradi. Questo è il programma della seconda edizione del Palazzo Reale Summer Fest, la kermesse estiva che si terrà all'interno del giardino romantico del palazzo dal 29 giugno fino al 30 luglio. Con la direzione artistica affidata a Maurizio Costanzo, saranno tanti i nomi di spessore a passare per Napoli nelle prossime settimane, a partire da Marco Travaglio, che aprirà il festival con lo spettacolo Il Conticidio dei Migliori, fino al concerto conclusivo di Dito nella Piaga, passando per le serate in compagnia di Angelo Branduardi, Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Giovanni Truppi, la PFM, Rego Brignano, Mara Venier e Pif. Un ritorno graditissimo quello del Summer Fest, come confermato dalle parole del direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani. Quest'anno ripetiamo un esperimento che ha avuto molto successo l'estate scorsa con questa apertura straordinaria in orario serale del giardino di Palazzo Reale per ospitare degli spettacoli, degli incontri, comunque un'apertura alla città in un luogo piacevole e straordinario per la vista che offre su Castelnuovo, sullo stesso Palazzo Reale e il suo giardino. A rappresentare Napoli all'interno del nutrito cartellone della seconda edizione della Kermesse, tra gli altri, i Foia, che arriveranno il prossimo 2 luglio a Palazzo Reale per una data del tour di Miracoli e Rivoluzioni, spettacolo già sold out. Ascoltiamo il commento a caldo di Dario Sansone, frontman della band partenopea. Noi siamo contentissimi che il 2 luglio saremo qui a festeggiare il nostro nuovo album e a riabbracciare il nostro pubblico nella nostra città. E tra l'altro in un luogo simbolo della nostra città, perché i giardini romantici già di Palazzo Reale già per noi uniscono dei sentimenti nobili e passionali, e quindi ci sentiamo a casa, e in questa casa faremo una grande festa.